Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. È il caso davvero di dirlo. La realtà ha superato la fantasia, a tal punto che le stesse previsioni distopiche di Orwell appaiono oggi totalmente realizzate, quasi come se Orwell apparisse effettivamente un dilettante rispetto a una realtà che è ben più che orwelliana. E accade così in questi giorni che a Roma campeggino per la città delle immagini che mostrano in maniera incredibile Gesù che si intrattiene in un rapporto erotico con un bambino in ginocchio dinanzi a lui. Ecce homo, recita apertamente l'immagine che campeggia per la città di Roma. A riferire la notizia è stato, tra gli altri, il quotidiano Il Tempo. Cosa possiamo dire a commento di questa locandina che già di per sé si commenta? Potremmo dire in sintesi che la civiltà tecnonichilista dei consumi ha da tempo dichiarato guerra al cristianesimo e più in generale a ogni religione della trascendenza. La religione della trascendenza ha per propria essenza il riconoscimento di un sacro che è per ciò stesso l'indisponibile rispetto alle pratiche della volontà di potenza, del consumismo e delle pratiche manipolative del capitale. Il sacro è per sua definizione l'indisponibile. È chiaro dunque che il capitale, nella misura in cui mira nichilisticamente a trasformare l'essente tutto in fondo disponibile per i processi del consumo, della produzione e della valorizzazione del valore, non possa accettare alcuna figura del sacro e debba dunque di conseguenza produrre la dissacrazione e la sdivinizzazione integrale del reale, di modo che il mondo intero diventi un unico mercato, un unico spazio liscio, omogeneizzato, materialistico per lo scorrimento unidirezionale delle merci e delle persone mercificate, il laissez-faire teorizzato dai liberisti che procede di conserva con il laissez-passer. Da questo punto di vista possiamo dirlo apertamente, il tecnocapitalismo post 1989 ha dichiarato guerra agli stati sovrani nazionali come ultimi fortilizi delle democrazie e dei diritti sociali e ha dichiarato guerra sul piano immateriale alle religioni della trascendenza come ultimi baluardi di senso non mercificato, come ultimi depositi di un senso che non coincide con l'insensatezza del mondo divenuto merce. Per ora, di fronte a questi attacchi continui che la religione monoteistica del capitale ha dichiarato alle vecchie figure del cristianesimo e della religione della trascendenza, per ora, dicevo, il cristianesimo ha scelto di subire e di piegarsi. È però da sperare, a mio giudizio, che il cristianesimo, come l'Islam, sappia ritrovare se stesso e sappia dunque opporsi in ogni modo alla barbarie tecnonichilistica ovunque dilagante. L'aveva compreso assai nitidamente Pasolini già negli anni 70 di fronte al folle slogan dei Blue Jeans che recitavano in maniera blasfema «Non avrei altro Dio all'infuori di questo». Ecco, essenzialmente Pasolini aveva capito che la civiltà dei consumi aveva dichiarato guerra con il suo nichilismo al senso cristiano della trascendenza e che la Chiesa avrebbe dovuto di conseguenza o estinguersi appiattendosi in toto sul nichilismo immanentistico della civiltà dei consumi o invece reagire riscoprendo se stessa al senso del sacro, della trascendenza e dell'opposizione rispetto al mundus, inteso quest'ultimo come piano liscio delle merci e del nichilismo. Pare per ora che il cristianesimo stia subendo in silenzio e non sappia opporsi, ma è da sperare che invece un giorno possa ritrovare il senso del sacro, della trascendenza, ossia di quelle risorse di senso che possono fecondamente resistere alla barbarie dilagante che coincide con quell'astrazione concretissima chiamata capitalismo. Radioattività con Diego Fusaro.